Buongiorno, Marianna Fontana e Giovanni Alzaldo, protagonisti del film La seconda vita di Vito Palmieri. Innanzitutto vorrei chiedervi com'è stata l'esperienza sul set per questo film, anche perché il tema è molto importante, il tema della rinascita, appunto della seconda vita, di poter avere una seconda opportunità. Com'è stato l'ambiente sul set? Se uno dice terribile, invece uno non lo può dire. No, in realtà è stata un'esperienza bellissima, anche perché sono dei film, diciamo che parte tutto da regista. Se il regista è come Vito, cioè un'anima candida, un'acqua tranquilla, tutto il film sarà così. Quindi questa è stata un po' l'atmosfera che abbiamo respirato dall'inizio, cioè la tranquillità e anche la consapevolezza, cioè il desiderio di fare un bel lavoro, ma con armonia, che nel cinema non è una cosa scontata. L'armonia, e qui c'è stata. Sì, c'è stata molta armonia. Sì, come diceva Giovanni, Vito è una persona, un regista veramente molto sensibile ed è un'anima molto delicata, quindi sul set c'era molta tranquillità, tutti erano presenti, c'era un silenzio veramente raro, quindi è stata una bellissima esperienza. E come avete preparato il vostro rapporto di coppia? Perché appunto voi vi conoscete nel film, quindi vi siete preparati prima oppure vi siete conosciuti anche, diciamo, per l'occasione sul set? Com'è stato? Abbiamo fatto delle prove, ci siamo visti un mesetto prima delle riprese, no? Per fare poi era una giornata di lettura Sì, del copione, sì, no, forse 2 giorni forse avrebbe 2 giorni, sì. fatto. All'epoca non era ancora malata, adesso Sì, sì. scusate. No, però diciamo che poi ci siamo conosciuti strada facendo, ma questo aiutava anche perché poi nel film le due persone non si conoscono e quindi meno si conoscono davvero e certe volte meglio è. Sì. No, sì, è stato molto bello lavorare con lui, anche perché mi ha aiutato tanto anche proprio nell'approcciarmi a questo personaggio che non era semplice perché un personaggio molto duro, infatti è molto, cioè, guarda sempre dritto, cioè, è molto scostante, quindi ci abbiamo lavorato, insomma, mi ha aiutato tanto in questo. E abbiamo fatto delle letture, però non troppe perché era giusto così. Quindi, Senti Marianna, tu non disdegni questi personaggi così molto particolari, diciamo, dal carattere forte. Ti abbiamo visto in Indivisibili, ti abbiamo visto anche l'ultima volta che siamo stati bambini. Come affronti appunto questo tipo di personaggi in cui appunto il carattere, soprattutto femminile, deve venire fuori molto? Beh, sono personaggi che sicuramente hanno un forte senso di rinascita, quindi ovviamente ogni persona che ha una rinascita ha una grande forza interiore, quindi questo mi affascina molto in questi personaggi qui e in Anna in particolare c'è questa voglia di questa rivincita in qualche modo, ma proprio su se stessa. E quindi questo mi dà tanta forza quando vado sul set e quando mi approccio a questo tipo di personaggi. E sono molto umani, cioè, e questo è molto più facile per me. Quindi c'è una preparazione, diciamo, come dire, molto individuale, molto, diciamo, graduale. Cerco sempre di entrare in punta di piedi e di essere rispettosa di quello che è poi questa persona qui che vado a dare voce, ecco, perché sono sempre personaggi in questo caso un po' invisibili, no? Che hanno vissuto nell'ombra e che poi vedono la luce. Quindi questo vedere la luce è una luce, diciamo, molto che devono conquistarsi e questo mi piace molto. Un'ultima domanda, dove vi vedremo i vostri prossimi progetti? Allora, sicuramente in teatro tra qualche mese e poi un film di Andò, che si girerà tra qualche mese anche quello. E poi libreria, spero, perché a me piace Hai fatto un scrivere. bellissimo libro, veramente. Che non è ancora letto, ma. Beh, questo guarda, veramente è tremendo. No, ci sono dei progetti in uscita, ecco, io mi tengo sempre un po' riservata. Ok. Va bene, Va bene. grazie mille. Grazie. Grazie.